ha due glaucomi, vive nelle campagne di Bari, dice la mia forza è quella di camminare, beato lui, io non so, lui è un grande, questo è una divinità, lui praticamente cammina ore senza vedere, quindi io massima stima e rispetto per l'umanità, più di 80 anni e lui dice io so la verità, perché parli adesso? Parlo adesso perché io rischiavo la vita, tant'è vero che lui parla di esponenti della CIA e dice la CIA è come il formaggio, è vero, è dappertutto, probabilmente sente anche la mia voce, anche io rischio qualcosa, ma per carità, io lo metto in gioco per il bene del paese, praticamente, poi chi ci crede e chi non ci crede, frega niente, non è che voglio fare lo spadaccino per le crociate, quindi uno può credere o non credere, è uguale, frega niente, praticamente, anzi, molti di voi non credono, quindi parliamo di un 19 caduto. E lui sostiene che questo 19 caduto, che si conficca nella roccia, di cui io non sapevo nulla e dovrò andare a fare una ricerca in proposito, con il pilota che non si è carbonizzato misteriosamente, dice non ho mai visto un pilota, cioè, quindi non c'è stata un'esplosione, un guasto, ma può essere stato colpito dal proiettile di un F-104, perché infatti secondo me la teoria che l'aeronautica è complice, io sostengo la complicità, la corruttela, l'omertà legittima, perché sono segreti di Stato e quindi se vogliamo non si possono fare trapelare, cioè se tu metti in ginocchio l'aeronautica italiana, perché se la verità si sa qual è stata tutta insabbiata, allora vuol dire mettere in ginocchio le fondamenta dello Stato, capisci? Vuol dire che c'è il marcio nell'esercito, hai capito? Ci sono le tangenti di Finmeccanica, ci sono sempre state, ma insomma arrivare a dire che, cioè, arrivare a fare certe affermazioni, certo, è qualcosa di plausibile. E lui lo adombra, perché lui dice, però i proiettili sono gli stessi, è stata sempre smentita la tesi che nello stesso giorno, cioè, io non dico che Ustica sia stato abbattuto dagli F-104, però dico che quel MiG libico è stato abbattuto dagli F-104, perché c'è una corrispondenza, poi dice io ero lì sul posto, sono stato lì giorni, non è venuto nessuno, cioè cade un MiG libico con un pilota carbonizzato, è stato insabbiata la notizia, è stata volutamente come notizie sulla guerra adesso, no? Vengono insabbiate, vengono ribaltate, vengono infiltrate, vengono manomesse, vengono disturbate, no? Vengono ribaltate volutamente per una volontà politica, ok?